Pensate che un meeting presuppone tutto comunque un lavoro e presuppone anche la partecipazione e l'attenzione di chi c'è, chi magari ha fatto fatica ad alzarsi ma ha voluto esserci, essere in tempo perché questi lavori hanno un senso se ci siamo sempre, se si può partire insieme e arrivare insieme, anche perché sono uscite cose molto personali. Io ero nell'ultimo, nel gruppo questo qua nell'angolo, e sono uscite rispetto alla fierezza delle cose anche molto particolari. E più volte è tornato il riferimento alla comunità. Ecco. Storia lunga, più di 10 anni, ma a un certo punto, quando ci siamo lasciate entrambe con la consapevolezza che avevamo bisogno non di un'altra donna, ma della comunità, delle donne. Avrei potuto fare una scelta, mettere su famiglia tra virgolette, ma se in questo momento questo avrebbe voluto dire abbandonare quelli che sono i miei progetti, abbandonare quello che è il mio impegno nella comunità, avrebbe voluto dire troncare quella parte di me che in questo momento è quella che mi fa essere quella che sono, e ci ho rinunciato per adesso.
Cioè, voglio dire, allora, che cosa è uscito? Molto forte la parola, direi, comunità. Siamo in un convento, siamo in un... C'è chi dice io però vorrei anche un nutrimento per l'anima, vorrei anche uscire avendo imparato qualcosa. C'è chi ha già una comunità di riferimento, quindi chiaramente chiede un livello di elaborazione diversa. C'è chi non ha il pane, che è la socialità, e quindi i meeting rappresentano il pane, la possibilità di andare a fare una passeggiata con qualcuno.